succede come la Pasqua. Buongiorno! Buongiorno! Perché mi tagli sempre le frasi? Ho rifatto il buongiorno perché ho premuto rec e quindi dovevo fare il buongiorno di nuovo. E non credo ti reggerò fino alla fine della live stamattina, te lo dico. Sì, è abbastanza difficile anche per me. Sì, autogestirmi, intendo. Sì. Potrei staccarti da remoto? No, non posso. Oggi faremo stretching e yoga, non faremo cripto perché abbiamo un anziano che non riesce a stare in piedi, si è spaccato una spalla attaccandola. Mi si era staccato l'alimentatore della telecamera, ho dovuto recuperarlo. Allora, lussiamoci il femore. Va bene, comincia, vai. Comincio io. Fermi! Una cosa importantissima prima. Abbiamo aperto il profilo Instagram, TikTok e Twitter dei Madmen, quindi... Puoi guardare in telecamera mentre lo dici? Sembri... Perché sono tutto sfasato con gli obiettivi, non il mio solito set. No, ma dicevo meno mentre parli di... Esatto. Twitter, Instagram e TikTok, seguiteci, perché mica scrive delle cose intelligenti o farò delle storie stupide. Ecco, possiamo cominciare con le news. Ho ripreso anche il mio Twitter quindi sì, l'ho ripreso per guardare un po' che cosa succede, visto che adesso inizio ad avere un interesse maggiore nei mercati, ne parleremo dopo, e Twitter è sempre un ottimo modo per sondare un po' qual è il sentiment generale là fuori. Comunque, abbiamo delle giornate particolari, direi che finalmente un po' di spettacolo durante il weekend, un bel po' di spettacolo, e oggi parleremo del perché di quel spettacolo e se ce ne sarà altri oppure no, secondo noi, senza che siano consigli finanziari. Ma passiamo la palla a Juan. Dai, vai diretto, via, dai. Molto grazie. Dunque, le previsioni del tempo per il weekend prevedono... No, sto scherzando, ragazzi. Allora, cominciamo con una bella notizia di sto cavolo, ovvero sia la Fed. Allora, vi ho già parlato in passato del FOMC, Federal Open Market Committee, che è l'incontro periodico che la Fed fa per aggiornare un po' il mondo, gli Stati Uniti e il mondo, sulle sue intenzioni. E diciamo che da gennaio in poi, chi segue il Crypto Espresso, chi segue le live se lo ricorderà, la Fed ha fatto delle uscite che non sono proprio... cioè, delle uscite che hanno avuto un loro senso strategico, ma che i mercati non hanno apprezzato tantissimo. In semplicissimamente messa ridotta all'osso, voi sapete che la Fed, come altre realtà, come altre banche centrali nel mondo, per far fronte a tutto il casino generato dal Covid, ha utilizzato un certo tipo di approccio, un certo tipo di politica, che prende il nome di quantitative easing, che banalmente significa butto, creo una nuova moneta, la metto nel mercato, compro certi asset in modo tale, per tutta una serie di meccanismi correlati, da aumentare la liquidità nel mercato, quindi ci sono più soldi che girano, da ridurre, da facilitare i prestiti e la propensione di investimenti da parte degli utenti, degli investitori, e in modo tale allo stesso tempo da ridurre i tassi di interesse. Il principio è molto banale: butto più soldi, rendo più appetibili i prestiti, i mutui in generale, gli investimenti, e quindi aiuto l'economia a ripigliarsi. Questo tipo di politica d'emergenza viene appunto utilizzata perché è una politica d'emergenza e la situazione del Covid ha creato una situazione d'emergenza, ma ha una serie di effetti collaterali potenzialmente dannosi che, guarda un po', hanno a che vedere anche col potenziale aumento dell'inflazione. Vi ricordo che l'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il suo picco storico un mese e mezzo fa, due mesi fa, mi sembra raggiungendo l'8%, comunque arrivando ad un livello mai visto. Quindi a un certo punto che cosa deve fare una banca centrale? Quando vede che la situazione si è risistemata deve dire: ok, così, benissimo, bello, vi abbiamo dato liquidità, abbiamo fatto ripartire l'economia, adesso ve la cavate con le vostre gambe. Quindi prendono quei soldi e, con un processo inverso, il quantitative tightening, che non pronuncerò mai corretto, cominciano a cavare quei soldi dalla circolazione. E non rida, ti sento, maledetto. Dai, pronuncialo tu bene, pronuncialo con la pronuncia australiana, per favore. Ridillo prima. Quantitative tightening. Quantitative, scusa? Non importa. Con il processo inverso vado a prendere... Quantitative! Ammazzati! Vanno a prendere questi soldi e li portano fuori dal mercato. Questo è fatto con diversi sistemi dei quali non ce ne frega nulla. Uno di questi è far scadere, per esempio, le obbligazioni, i titoli che hanno comprato non rinnovandoli, e in questo modo si riduce la quantità di liquidità, l'inflazione dovrebbe tornare sotto un certo tipo di livello e a quel punto l'economia dovrebbe andare per conto suo. Ora, qual è il problema? Che in realtà i mercati... questo tipo di procedura d'emergenza
per tutto il contesto molto, molto specifico generato dal Covid, non l'hanno fino ad oggi apprezzato molto. E quando la Fed a inizio anno ha detto ragazzi, guardate, abbiamo un po' cambiato idea e abbiamo deciso di avere un approccio un po' più aggressivo rispetto al previsto, quindi riducendo la quantità di denaro immesso, andando verso il quantitative tightening e allo stesso tempo alzando di nuovo i tassi di interesse, il mercato ha reagito con una serie di drop, di quali abbiamo già parlato in passato, quindi con una serie di crolli che stanno continuando tuttora. Il problema è che domani, cioè tra oggi e domani, ma domani ci saranno le conclusioni, la Fed confermerà o meno il programma di vendita, ok? Quindi appunto questa seconda strategia opposta al quantitative easing, e per questo tipo di cifra, 95 billion, ti ammazzo, ti odio, per mese di programma di vendita. E questa cosa qui, secondo moltissimi analisti, non è stata ancora scontata dal mercato. Quindi in un mercato che, qua parliamo di mercato generale, non solo delle cripto, ma le cripto ci vanno dietro, in un mercato che è estremamente debole, estremamente fragile in questo momento, estremamente volatile, un annuncio peso della Fed in cui i tassi di interesse dovessero essere rialzati ancora di più o dovesse essere confermata questa entità di vendita, potrebbe non prenderla proprio benissimo, ok? Quindi domani è una data da segnarsi sul calendario rosso così, dicendo vediamo cosa dice la Fed, in base a quello probabilmente vedremo dei movimenti in un senso o nell'altro. Ora, questo in generale, dal mio punto di vista, quando una notizia viene ampiamente annunciata, viene ampiamente discusse, c'è un sacco di hype intorno, tendenzialmente, soprattutto quando sono notizie di questo tipo, il mercato tende a scontarla abbastanza prima, apprezzarla prima di arrivare alla notizia. E quindi quando si dice, oh mio Dio, succederà l'apocalisse, ci si arriva un po' più con le pantofoline di velluto, perché buona parte di quel casino è già stato scontato. Pantofoline di velluto. Bello, pantofoline velluto mai usate, no? Perché non si può. Siamo partiti parlando di Birkenstock, che sta col calzino, possiamo solo che migliorare. E questa cosa qui però bisogna comunque vedere cosa farà, perché è un annuncio veramente, veramente importante. Diversamente dal solito, veramente molti analisti sono dell'idea che non sia stato ancora scontato. Quindi domani, attenzione, perché il fatto che ci sia molta volatilità, infatti aspettarsi molta volatilità è una cosa assolutamente, assolutamente plausibile. Seconda notizia, terza, questa invece andiamo un po' più rapide perché sono meno tecniche, Crypto.com taglia i benefit delle carte. Allora, chi di voi e anche chi di voi aveva investito su Crypto.com e anche chi di voi non l'aveva investito? Sul serio? Questa non la sapevo. Eh sì, ha avuto un super drop, ha avuto un bel crollo. Questa cosa è legata principalmente al fatto, un bel crollo, una bella caduta. Questa cosa è dovuta principalmente al fatto che Crypto.com ha in qualche maniera ammazzato quello che era uno dei suoi punti di forza, cioè tutto il sistema di benefit, di cashback, di reward legati alle carte. E abbassando drasticamente questo tipo di, diciamo, le percentuali di ritorno, che cosa ha fatto? Ha reso molto meno appetibile quello che è il suo cavallo di punta, e di conseguenza ha fatto sì che gli investitori che per godere di quei benefit avevano messo in staking, quindi avevano bloccato, avevano congelato i propri CRO, a un certo punto abbiano detto, sai che c'è, ma chi me lo fa fare? Li sgancio, li vendo o li utilizzo per altre cose e saluti e baci a Crypto.com. Questa cosa ovviamente ha innescato un crollo a cascata, perché sono stati presi i capitali, sono stati scongelati, sono stati spostati e il prezzo ovviamente è andato giù in caduta verticale. Non è chiaro il motivo per il quale Crypto.com abbia deciso questa cosa, perché molti lo considerano, lo vendono come un'operazione di marketing. La realtà, perché in questo momento sembra che Crypto.com voglia spingere molto più con Kronos, eccetera, sull'aspetto DeFi e un po' meno sull'aspetto carte, che sta perdendo un po' di appeal col tempo. Ma allo stesso tempo sembra che sia più dovuto alla situazione di mercato, cioè ad una questione di scelte e necessità. Il mercato è molto lento, molto fermo, la liquidità sta calando, sappiamo tutti che non è un momento ideale per i mercati dal punto di vista della forza, incluso quello cripto. A un certo punto, per dare le reward, per dare tutti i diversi benefit previsti alle carte, ci vuole un ecosistema che sia molto florido, molto molto vivo, molto sano. Probabilmente in questo momento, a livello di cifre, non è compatibile con quelli che ha gli interessi iniziali. Quindi Crypto.com probabilmente ha detto, sai che c'è, riduciamo un po' e cerchiamo di restare in piedi così. Però sappiate, questo non è... Vai. Che questa cosa è stata detta anche da noi altri, mi ricordo, non so se in qualche anche live dei Mad Men, ma io mi ricordo che eravamo davanti a Gardaland con Riccardo Zanetti ed altri, e si diceva
Crow pericolosissima. In verità, a quel tempo c'era Riccardo che esagerava col discorso pericolosissima. Però lui diceva: il business plan non sta in piedi perché in questo modo qua non hanno entrato. Quindi o trovano un pivoting potente dopo aver tirato su un mare di iscritti. Questa cosa la fanno in tantissimi, no? Diciamo che è il modo degli ultimi 10 anni in America di aprire le startup, per chi ha visto la serie TV We Crushed, e per chi non l'ha vista andatevela assolutamente a vedere sulla vita di WeWork. Una delle più belle serie TV. Vabbè, insomma, comunque, volevo dire, in verità, al tempo si pensava che sarebbero scappati via coi soldi. Molto meglio il fatto che abbiano un attimo rivisto le cose. Però ci sono due robe da dire. Uno, vabbè, si pensava che andassero via coi soldi perché alla base c'era dentro, non mi ricordo se il CEO o uno di loro era lo stesso di Monaco, MCO, che era un'altra moneta dove in verità le cose hanno andate male. Due, non mi ricordo più. Ma come cazzo? Va bene, stamattina è tremenda la situazione. No, stavo dicendo. Vuole parlare di schema Ponzi? Di cosa vuole parlare? Uno, e quello non mi ricordo qual era il secondo. Sì, che scappassero via con i soldi. Ah sì, la seconda cosa è che uno dei motivi per cui non mi fa impazzire lo staking o tutte le cose così a lungo termine su cose così esagerate e strane, che ora che inizi a vedere qualcosa è ora che ti si chiude o ti si cambia. Questo è spesso il caso. Comunque, scusate, vai avanti. No, ma è molto quello che dici, molto sensato. Infatti lo staking di Crypto.com aveva lo svantaggio, cioè chi ci ha investito, molti che ci hanno investito, ci devono aver fatto anche dei buoni ritorni, perché comunque ha avuto gli ottimi movimenti, ha avuto dei bei rally, quindi da quel punto di vista Crow ha dato delle soddisfazioni. Ma il fatto di aver bloccato in staking per un tot i tuoi soldi senza poterli liberare, se non insomma con delle controindicazioni, e a volte proprio senza poterli liberare, è ovviamente una cosa che ti obbliga a stare così e a dire ok, vediamo che succede. Che poi è la stessa cosa la quale abbiamo discusso in community quando ci sono state le parachain di Polkadot, dove di nuovo nel caso di vittoria del progetto che si andava a finanziare i soldi restavano bloccati per, mi sembra, un minimo di 2 anni. Viceversa, molte altre forme di staking, come quelli per esempio offerti da Kraken, tanto per dirne una molto, molto banale, quelli tu puoi sganciarli quando vuoi, semplicemente sai che prendi il reward fino a quel punto e poi però quei soldi il minuto dopo puoi utilizzarli per fare altro. Quindi sono due strategie di staking diverse. Quello che su Crypto.com ha comunque ribilanciato un po' le cose, che stanno investendo molto sull'ecosistema, che i soldi che stanno risparmiando, volendola vedere dal lato positivo e non dal fatto di il mercato in crisi, non abbiamo più fondi e quindi riduciamo gli interessi, potrebbero starli stanziando per altri progetti di implementazione dell'ecosistema, quindi potrebbe essere una cosa molto figa. C'è anche chi sostiene questa tesi. E comunque, ragazzi, c'è il fatto che Crypto.com ha investito sulla parte marketing e pubblicità in modo fuori di testa. Vi ricordate, abbiamo parlato dello stadio ribattezzato Crypto.com, di tutti gli spazi pubblicitari, le partnership con il mondo sportivo, cioè hanno investito milionate nel costruirsi un certo tipo di immagine. E questo fa sì che comunque il progetto abbia una sua solidità, un suo appeal. Personalmente continua a non piacermi, lo dico molto onestamente. Io dall'inizio non ho amato Crypto.com per vari motivi, ma molto personale come posizione, e quindi continuo a non considerarlo un progetto di miei interessi. Sto guardandolo con attenzione a livello di price action, perché in questo momento effettivamente potrebbe essere, e non è un consiglio finanziario, ma sicuramente uno di quei momenti in cui vale almeno la pena di buttarci un occhio per dire bah, vediamo cosa sta facendo, nel caso mi interessasse aprirci la posizione. Ultima cosa e poi chiudo, perché se no vado troppo lungo. Hai già bruciato i 10 minuti di cui io te ne ho bruciati 2. Vai! Va bene, quanti, credo che tutti voi abbiano sentito parlare del discorso del drop di aiuto alla memoria di Otherlands, fatto da Yuga Labs. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, di Otherside. Era uno dei progetti NFT, era uno dei progetti NFT intorno ai quali c'è più hype in assoluto, perché è legato al Bored Ape Yacht Club. Oggi non riesco a parlare in inglese, scusatemi. Yacht Club, non ce la faccio, non ho fatto colazione, c'ho il cervello fermo, il problema è quello, che ha venduto 55.000 NFT che rappresentano diverse land, tanto fichissimi, andate su OpenSea a vederveli, sono bellissimi. Questo tipo di lancio è stato
portato avanti con un sacco di promozione e appunto di hype, quindi c'era un sacco di attesa per queste cose, tanto che il prezzo base, se ricordo male, era intorno ai $5,000 e sono stati già rivenduti e già messi all'asta a prezzi fuori di testa, ma il problema è che c'era così tanta attesa e così tanta richiesta, così tanto hype, che la rete Ethereum, che è quella alla quale si appoggia Otherland per vendere queste terre, è andata completamente in crash, con delle gas fee, ragazzi, che vedete qua i numeri, che sono arrivate tra 7.400 e $14,000, ok? $14,000 di fee. Questo perché appunto la rete è andata, qua avete un po' di immagini carine, la rete è andata completamente in sovraccarico per tutto il giro, cioè per tutta la corsa agli acquisti che c'è stata, con anche una serie di cose molto fastidiose che sono andate dalle accuse di manipolazioni di mercato fatte nei confronti di Yuga Labs alla decisione di Yuga Labs di, tra l'altro con dichiarazione ufficiale, e questo è stato molto apprezzabile, da un lato di dire dalla prossima volta non ci appoggeremo più ad Ethereum perché evidentemente non è in grado di sostenerci, quindi utilizzeremo una rete nostra, e dall'altro di proporsi, poi vedremo se lo faranno, di rimborsare le gas fee come segno di scusa e di venirsi incontro nei confronti degli utenti, perché chiaramente, ragazzi, rendetevi, cioè pagare 5.000 euro per una terra e 14 magari per la gas fee è una cosa che va un po' un attimino oltre. Vi faccio vedere questo e poi passo la parolina a Mick, che mi ha appena mandato WhatsApp dicendogli taglia. Sì o no? Vabbè, questo comunque è il grafico delle gas fee di Ethereum, lo vedete, cioè è leggermente schizzato in orbita, e se andate a vedere Ultrasound Awakening di Ethereum, che vi ho nominato già diverse volte, che è quello legato a Ethereum 2.0, al processo di burning, eccetera, vedete che Otherdeed, che appunto è il nome dato a queste terre, è sul settimanale in testa su quelle che sono su quello che è stato il burn di fee. Su questo non entro, solitamente parlerò più in Q&A perché riguarda tutto un nuovo sistema di burning deflazionistico di Ethereum, ma fa abbastanza ridere che questo singolo progetto si sia mangiato sul settimanale come mole di gas fee bruciate OpenSea, che è il principale mercato NFT. Fine della storia. Se vuoi tornare a condividere anche il tuo faccione, bene. Che bello, sì. Madonna, questo effetto di lupa a me fa impazzire, mi sembra di essere, non so, nel in guerra stellare. Bene. Quindi era open, non era open, vabbè, so qua era open comunque. No, sì, il signore non ama gli NFT, quindi è come parlare con un 95enne in ospizio. Ragazzi, fine. Bene. Ci vediamo con la parte analisi tecnica. Esatto, chiudiamo subito perché ti toccherà anche fare un cut, sennò questa cosa va troppo lunga per YouTube. Voi su Zoom rimanete qui che facciamo la sigla di chiusura e poi ritorniamo con voi, che così la impacchettiamo per YouTube. Per chi vuole, aspetta, perché non imparo a fare questa roba? Per chi vuole anche la parte di market update, ecco qua sotto. Va bene, ciao ragazzi, ci vediamo fra poco. Ragazzi di Zoom, rimanete lì.